L'alluvione di maggio 2023 aveva reso inutilizzabile il campo da calcio a Vismara a Pesaro ed è stato importante l'intervento del comune per riqualificare la struttura. L'intervento è importante per i tempi e per la sostanza, perché a distanza di poco più di un anno dall'alluvione del 2023 questo campo, questo intervento da 700.000 euro ha visto una riqualificazione completa. Erano passati pochi giorni dall'alluvione quando insieme ai tecnici del comune e le società ci siamo trovati proprio qua per vedere i danni di quella ondata di maltempo e nessuno tra i presenti poteva pensare che in così poco tempo si potesse fare un investimento che potesse riportare vita e una comunità a rivivere questo bellissimo impianto sportivo, un impianto che la società ha sempre tenuto con tanto amore e con tanta passione, che finalmente potrà riospitare la propria squadra. Un intervento importante anche perché un investimento sugli impianti sportivi significa anche un investimento sulla socialità e sul valore sociale che questo rappresenta. Prima citavo un dato: nel 2023 in Italia gli investimenti sugli impianti sportivi hanno generato ben 12 miliardi di ricchezza, di impatti positivi in termini di sicurezza, di aggregazione, di valore sociale, di volontariato e anche di avvicinamento ai giovani alla salute. E quindi questo è un intervento importante per la comunità, per il quartiere, fortemente voluto, e sono molto contento e ringrazio la ditta che ha lavorato, tutti i tecnici del comune che hanno seguito con attenzione questo intervento e davvero la società che si è sempre stata accanto. Oggi tornate sul vostro campo, è sicuramente una serata molto emozionante. L'emozione c'è perché è stata una cosa inaspettata l'alluvione di 2 anni fa, visto che noi avevamo un impianto fatto da 2 anni e che praticamente è stato distrutto in 1 ora e mezza. Perciò oggi è stato veramente un'emozione e poi soprattutto vedere tanta gente che ha partecipato, tutta Pesaro, diciamo sportiva, tutta Pesaro del calcio, sono venuti a renderci omaggio di questa cosa.